have 5 seconds to terminate this tape. Buonasera a tutti, prima puntata del 2020 di Sport Club, un piacere ritrovarvi per un grande 2020 da vivere insieme, ma già che ci siamo, per un grande decennio da vivere insieme, parlando di sport, parlando di basket. Per quanto riguarda la Eurocup non si apre certo bene il 2020 della Virtus Bologna, ma ne parleremo tra poco, non prima di aver presentato il nostro ospite, che è la guardia della Fortitudo Pompea Bologna, Cassius Robertson, benvenuto. Ciao. Un piacere averlo con noi, ci torna a trovare, e ovviamente è sempre Buonasera. Un piacere averla con noi. Addirittura mi anticipi, tu sei... Buonasera! E se dicevo è un piacere averla con noi, Max Sciocchi? Perché da del lei. Io do, cioè, noi abbiamo del voi, abbiamo del voi. Siamo fatti così. Mi hai anticipato, va bene. E allora la Splendida Farana, che è sempre con noi, questa volta vestita di bianco nero in onore della partita della Virtus. L'ospite non so se gradisce, però cogliamo l'occasione. Max Cocchi e Luigi Balduini con noi. Luigi in veste di opinionista, intervistatore e anche di traduttore, perché il suo inglese è storicamente perfetto. Quindi i vostri messaggi al 345-56-90-682 verranno letti da Farana e tradotti proprio da Luigi. Comincio subito con un flash risultati. Risultato, allora, non poteva cominciare in maniera peggiore la top 16 della Virtus, che chiude perdendo di 18 a Belgrado, quindi comincia la fase decisiva che la deve portare al barrage per arrivare alle finali nella maniera peggiore possibile, perché 18 punti sono un fardello pesantissimo anche da recuperare in ottica di doppio confronto. Quindi a questo punto la Virtus deve, non dico fare la sua corsa sul Darussafaka o sul Trento, che sono le altre due squadre del girone, però diciamo che recuperare 18 punti al Paladozza contro il Partizan sarà un'impresa veramente difficile. E risulta anche difficile spiegare una partita nel quale la Virtus ha fatto in trasferta davanti a 20.000 persone 81 punti e ne ha presi 18 di scarto. Perfetto, poi ci torniamo perché voglio coinvolgere l'ospite, perché giustamente non parlando italiano dice che dicono. Allora gli chiediamo subito se è rimasto sorpreso del risultato di Eurocup della Virtus a Belgrado. Are you surprised of the result of Virtus in Eurocup? Losing so badly? Yeah, I mean, I know a little bit about Partizan, but Virtus is a good team, so it is a little bit surprising. I'm not sure what their place is in their group. Well, they're starting now the final 16. So they is the first game to me is not. Yeah, so, no cause for concern, but no, they're a good team. Yeah. No, lui dice, guarda, sono sì sorpreso, non conosco bene quest'anno il Partizan, però sono sorpreso perché la Virtus comunque è una bella squadra, allora una signora squadra. Allora, sorpreso, ok, è sorpreso. Chiedigli se è anche felice, già che c'è. Are you happy also? Oh, no. Only surprise, no. Not that it doesn't matter to me. No, sai quale sarebbe invece la domanda, ma si può questa perdere. Questa domanda ovviamente era un gioco, Si può perdere di 20 e vincere quella dopo, cioè tutto sommato quello che io voglio chiedergli è hanno la Fortitudo ha perso il derby molto malamente. Ha fatto una partita bruttina a Trieste, però ha recuperato con l'ultima al Paladozza e sembra che i fantasmi se ne siano andati. Quindi gli chiedo questo. You can lose a game like you lost the derby, mm-hmm. You know, Fortitudo lost the derby very badly, yeah. Then lost the game in Trieste very, I don't want to say badly, but really confusing. Right. Really with no head there. And but then you win the game at the Paladozza, very important game, and the control of the mind of the team seems, you know, already settled. Right. What do you think?
Well, I mean, that's a tough thing about... So same thing for Virtus, right. What I'm saying, you can lose a game like this, but then nothing is lost. Right. Yeah, no, it's I mean, you can't prevent losing in a season. You're going to lose games in a season. The thing that good teams do is being able to bounce back after a loss. That's what we didn't do against Trieste when we lost the Derby, because you're going to lose games. You just can't turn it into 2-3 games in a row. So, But how was your mood right after the Derby? Lui dice, ci si può riprendere, ovviamente, no? Dopo aver perso una partita di molti punti, ci si riprende. Quindi succede per la Virtus tante volte, non vale. Lui dice, per noi, in effetti, con Trieste eravamo ancora un po' stonati, no? Però, allora io chiedo, come si sentivano dopo il Derby? After the Derby, you were everybody was really bad, really mad. You know, we tried. I think obviously against Trieste, you could see we were still thinking about the Derby by the way we played. So yeah, the mood was terrible because it was just such an important game, and you know the fans were really mad. And but more importantly, we were pissed off at ourselves. So yeah, it was tough. Well, I think you can lose. Puoi tradurre intanto così per nemici. Sì, eravamo molto incavolati ovviamente con noi stessi perché avevamo deluso i fans. Era una partita molto importante più per i fans e per a livello cittadino che nel game di per sé, perché si può perdere, insomma. Sì, esatto, si può perdere tranquillamente. Il problema è che ci siamo portati questi strascichi e questi fantasmi anche a Trieste. E io gli vorrei chiedere, poi dopo lascio la parola a Max, vorrei chiedergli cosa è successo a Trieste, perché Jack, abbiamo visto il derby, hanno preso una scoppola perché la Virtus quella sera era una macchina da guerra incredibile, poteva essere una squadra d'Eurolega. Poi battuto Milano, che è una squadra di Eurolega, di 13 giorni dopo. Subito dopo, quindi era fortissima. Però cosa è successo a Trieste? Questa è la vera curiosità mia. What really happened in Trieste? Because you can lose the derby because Virtus, like, they showed a few days after that they beat Milano in a fantastic game. And they were almost perfect against you. Yeah. Okay? And if not perfect, okay? Mm-hmm. And with Milano too, and then now the problem. But what was the problem for you in Trieste? My personal opinion, I mean, we didn't shoot the ball well. We had really a lot of guys who were struggling just all over the floor, not just from three, including myself. And we didn't play defense, as you can see from the clips. We were giving up a lot of easy baskets. Like I said, that there was no fight in us. And I think a lot of that came from our morale because of the derby, because we carried that over and we didn't respond correctly. But yeah, there was no fight in us. We weren't playing very hard. No defense. Yeah, really. No defense, no fight. No team game. Like. So it was sì, tough. Lui dice il vero problema a Trieste, come vedete anche dalle immagini, dice che c'era, non difendevamo. Eravamo completamente confusi ancora da quello che c'era successo qualche giorno prima nel derby. Non avevamo ancora reagito per nulla. Perfetto, Max. Ero comunque un fucile che era ancora per terra, stavano ancora finendo il conteggio. No, mi piacerebbe chiedere, poi passiamo al capitolo poi Coppa Italia, perché poi ci sono queste due partite negative, ma c'è molto di buono di cui parlare. Ci sono anche messaggi al riguardo, dopo ci arriviamo, vai pure. C'è stato qualcosa dopo una partita, evidentemente che avete sbagliato nel derby, però c'è stato qualcosa che hai sentito dai tifosi o hai letto sui giornali che ti ha dato particolarmente fastidio dopo il derby? There was something that you read on the newspaper or you heard by the fans that really bothered you deeply after the derby. Cioè delle critiche che hai sentito come non giuste. Something not right, that was too much. No, to be honest, after the game,
I stayed away from all social media, Facebook, Instagram. Mm-hmm. I didn't newspapers. I didn't read anything because I mean, even that's my, what you do. Yeah, right? That's what I do. And some of my teammates were saying they got some really bad messages, some dirty messages and stuff like that. So I just kind of stayed away from it. But I'm sure there was a lot of stuff that was probably uncalled for. But No, lui per sua attitudine personale, lui dopo partite come quelle, lui si stacca completamente dai social, da qualsiasi forma di comunicazione, stampa, televisione, internet, e dice dei suoi compagni invece di squadra hanno detto che hanno preso degli insulti sui social pesantissimi. Dice quindi ho fatto benissimo a fare così, a staccare. Ma l'ha visto il video, la gag che hanno fatto con Ardori che prende gli schiaffi vestito da cowboy? Quello l'ha visto da tipo Far West. Did you see that? I already know what he's asking about. I didn't see any. No, I've seen it, but I don't know who made that. It was probably some Virtus fans, but well, that was ridiculous. Okay. L'ha visto, si è divertito. Sì, l'ha visto. Ha detto, non volevo vederlo, l'ho visto perché me l'ha fatto vedere. Beh, è venuto bellissimo. E devo dire, poi è venuta anche un'espressione di Pietro strepitosa, nel senso che proprio è un po' del pugile sorpreso. Però va bene, voglio dire, parliamo di un giocatore che sta facendo peraltro un super campionato. Rimaniamo sulla Fortuna, Farana, andiamo con questo messaggio, vai. Buonasera a tutti, volevo chiedere a Cassius cosa ne pensa del tifo in Fortitudo e della coreografia di domenica contro Reggio Emilia. What do you think about the fans of Fortitudo and the choreography of this Sunday about the 50 years of the Boston? Yeah, it was really cool. I got to watch a little bit of the video. It was in Italian, so I didn't understand a lot, but the pictures and it was done up really well. The video was really nice, and the fans had their little, like you said, the little choreography and stuff. Mm-hmm. So it was cool. It was cool looking at that. Learning a little bit more about the history of the club and stuff like that. Seeing a couple of my teammates up there, Mancho. Part of the history. Yeah, it was really cool. It was really nice. I'm definitely glad we got to get a win on that night too. Dice gli è piaciuto moltissimo. Dice ha visto il video, ha visto, è rimasto, è chiaro, non capiva tutto perché era in italiano. Però gli è piaciuto molto rivedere anche, vedere commossi dei giocatori che rappresentano la storia della Fortitudo come Mancinelli. Perfetto, allora c'è questo messaggio, lo leggiamo così ci scherziamo anche un po' sopra, vai. Dai Jack, dopo che Sabatini ha comprato i diritti di Castelmaggiore, Zanetti quelli per partecipare alla... Saporta Cup. Se il prossimo anno comprerà quelli... Anche per l'Eurolega, ci fa divertire di più. Ma in realtà la Saporta Cup non è roba di Zanetti, cioè penso andiamo ai tempi di Cazzola, sì, andiamo un po' più indietro, sì, quindi altra epoca. Per quanto riguarda Zanetti, io credo che possa trovare il modo di entrare in Eurolega. Ma ci entra? Come? Allora, intanto se Valencia fa i playoff, un posto solo. C'è un posto in meno, quindi solo quello, cioè, diciamo, dalla porta principale ci entra solo quella che vince l'Eurocup. Perfetto. Però rimangono due wild card a disposizione a discrezione di, sì, di Euro, okay, di Uleb. Sì. E io credo che a una Virtus che tiene un Teodosic, ti tiene un Markovic e ti piaffa un altro acquisto sul genere nella prossima estate e ti mette sul piatto un impianto come quello del Palafiera e te lo mette a disposizione per tutta la stagione, ti dice io gioco le mie partite interne di Eurolega, le gioco lì, con la prospettiva di un impianto di lì a tre anni di poterlo costruire, a quel punto lì l'Uleb non può dire di no alla Virtus per una wild card, anche perché ricordiamoci, la Virtus qualche diritto in quanto socia fondatrice della Uleb l'ha mantenuto. Quindi io credo che la prossima stagione, cioè se non ci entra dalla porta principale, che è quella della vittoria in Eurocup o la finale nel caso in cui il Valencia non entri nelle prime otto di Eurolega, se non ci entra dalla porta principale ci entrerà dalla porta di servirsi in Eurolega. Perfetto, vado con un messaggio, scusami, sì, perché okay, così poi tocchiamo il tema anche con Cassius, vai. Non sarebbe ora di inserire velocemente 1-2/3 extra in Virtus prima che i due serbi e Wimps vadano in esaurimento? Perfetto, quindi intanto che se volevi chiedere, perdonami, volevi questo, dire? Cioè che la Virtus non sarebbe meglio che... Lo chiedeva lui.
E gli chiediamo se manca, intanto lo chiediamo prima lui. Se io voglio lui... solo dire che sì, verranno inseriti. C'è un tesoro, non è un tesoretto, c'è un bel budget. Ci sono dei bei soldi. Molti soldi. Molti soldi. Allora stai già dando una notizia, sì. Un po' ne avevamo parlato anche dopo la partita con Milano, con dirigenti, sì. Virtus, l'ho anticipata anche io, ma tu sei sempre più informato di me, come quando fosti in grado di dire che Segafredo sarebbe diventata proprietaria fondamentalmente della Virtus. Ho saputo non di centinaia di migliaia, ma... Milione? Sì. Olà. Grande notizia. Allora, intanto chiediamo se per vincere lo scudetto e per arrivare in finale di Eurocup, vorrei sapere da Cassius se servono oggettivamente degli inserimenti. Nel senso che lui ci dirà, squadra bellissima, tutto perfetto, bravissimi, ce ne è andati 30, però per vincere lo scudetto o per arrivare in finale di Eurocup, manca qualcosa? Ok, we all know that Virtus is over the top compared to all the other teams for now, okay? But our doubt is, and we want to know your opinion, do you think this team, Virtus, need to make sure that they're gonna be in the final of the championship or win the championship or go to the final of Eurocup? They need two extra player or one extra player, very strong, very good, or? And if yes, where would you put it? That's tough. That's a tough question. I think they have all the pieces they need. I think it's more about consistency because, like you said, they lost to Partizan tonight. But yeah, I think at every position they have the pieces they need. I mean, they got a really good five man. They got a couple good five men, Hunter, Gamble. They got Weems on the wing who can do, you know, a little bit of everything. They got Teodosic who can do a little bit of everything. They got strong guards. Guard. Yes and no, because it's tough to when Gaines is not is good, but. It's all about fit, because if you take somebody who's an amazing shooting guard who wants a lot of shots, it's tough to plug him into a team like that, because then he takes away from other people's shots. So it's good to have balance at certain positions. You don't want a guy who is ball dominant and have too many guys who want the ball all the time. No, so I wouldn't change the team. Mm-mm. Lui non metterebbe nessuno, perché dice, cioè, io quello che ho visto è una squadra completa in ogni ruolo. Io gli ho suggerito, ma scusa, ad esempio il shooting guard, il 2 Gaines, non ti sembra un po'? Lui ha detto, sì, ma cosa vai a prendere? Un super giocatore che poi toglie tiri ad altri e dà fastidio. Gli altri sappiamo di chi stiamo parlando. Sì, questo è il problema. Cioè, Teodosic e Markovic, oggi decidono loro le partite, poi a Teodosic potrà dar fastidio che debba essere lui a deciderle, però gli fa anche piacere, secondo me. Tu no. Max, non prenderesti un 2? No, io prenderei un 2, però non prenderei un 2 americano, perché prendere una guardia americana, se la prendi, la prendi buona, ma se la prendi, sì. Ma se la prendi buona, la guardia americana buona ti chiede tanti minuti o ti chiede dei minuti. E Gaines minuti ne giocherà un po' meno. Ma non adesso con tutto rispetto non mi preoccupo di Gaines, io mi preoccupo di Teodosic e di Markovic. Allora, dei tiri che togli a loro. A loro, o comunque dello spazio che gli togli. Cioè, il ruolo della guardia in Virtus sin ad ora è stato concepito per un giocatore che ha un minutaggio ridotto, ha un ruolo, tra virgolette, di comprimario, e che accetta questo tipo di ruolo. Ma ora, così si vince lo scudetto, secondo te? Così non vince lo scudetto, però però ci vai tu a spiegare ad una guardia americana che magari, insomma, a cui dai anche un sostanzioso stipendio, che fai, non dico fai il comprimario, ma comunque devi agire in complemento a un altro. Per me è più facile che venga presa una guardia slava, che è più abituata a giocare insieme, è più abituata a giocare un gioco, a fare gioco di squadra, di quanto non lo sia a fare un gioco, dei giochi di carattere singolo, e quindi è più facile che venga una guardia slava, se guardia arriva. E poi c'è sempre questo discorso, lui mi prenderà per matto, però no. C'è questo discorso che manca sempre il 3.
Allora, sì, anche perché Wimsek non sì, ha fatto la migliore partita, per cui figurati sì. Se vanno a prendere, sì. A pensare a un 3. Adesso arriviamo però, al tema però che mettiamola così, comunque, sì. Wims ha fatto la partita che ha fatto con lui, ma se Wims viene raffreddore... però anche il tiro, sì. Molto migliorato. Se però Wims viene raffreddore, cosa succede? Questo è un vecchio discorso, proprio abbiamo parlato a lungo della cessione di Aradori. Parlando di Eurolega, dicono, ad invito caro Bonora si va solo ai matrimoni, leggilo per favore, io lo leggo volentieri, anche se a me non mi invitano ai matrimoni, ma solo agli addio celibato, perché mi vogliono i mariti la sera prima a far baldoria, ma le mogli non vogliono vedere. Ad per quello invito, che mangio... ad invito ci vai, vai in Eurocup come ha fatto quest'anno la Virtus, ad invito fai la Champions come ha fatto l'anno scorso la Virtus, perché l'anno scorso la Virtus non aveva fatto neanche i playoff, quindi è stata invitata. Quindi tu dici che è più facile che mi invitino in Eurolega che non ho matrimonio nella mia condizione. No, almeno se, lì un accredito me lo fanno. Se tu hai molti amici o amici che sono impegnati, può essere che potrebbe, ci sia più possibilità. Potrebbe essere un'opzione. Allora, tema importante, e ti faccio fare questa riflessione. Intanto lo faccio sempre per intervallare, sì. Perché non mi piace lasciare troppo fermo l'ospite, non capendo giustamente la nostra lingua. Intanto c'è la Fortuna, è una squadra assolutamente completa, perché abbiamo parlato di Virtus completa. Questa Fortitudo per arrivare ai playoff, lascia perdere che adesso nelle prime 8, a fine stagione per arrivare nelle 8 ha bisogno di qualcosa in più o questo gruppo ce la può fare? Do you think this group Fortitudo we're talking about now? Well, the goals of this team, they were much lower than what they are for. They got but to be in the playoff, to be in the final eight finally. Not of Italy Cup, but at the end of the game, the team, the championship. Do you think this Fortitudo would need somebody else? Oh, no. 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 No, no, no way. I mean... Nobody can take your shoes away. No, I mean, just in terms of the chemistry we've built already, it would be tough to add somebody else. So, obviously, I hope everybody stays healthy, but... I think the way we played in the first half, we can repeat that and we can do a little bit better. And I think that's pretty much all we need to do to make the playoffs is pretty much have the same half as we did as the first 16 games. Now you have always since. Right, right. So we, so yeah, I think the chemistry is great. I think we do have to be a little bit more consistent. We have to fight in terms of you know, some of the games we played, some of the bad losses we've had, and I think in the first half of the season we've actually had some losses that I honestly don't think that we will have in the second half. So I think our second half will be a little bit better. Sì, lui dice per lui no. Io ho detto ah, hai paura che ti tirino via dei tiri? E lui ha detto no, no, che abbiamo già fatto bene fino ad oggi. Pur non avendo Sims e con un'amalgama di squadra che si andava creando sempre di più, sono convinto che questa possa solo crescere e quindi ci basta fare un po' meglio di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. No, questo sì. Solo che abbiamo sempre Sims. Un messaggio io chiedo. Sì. Prego, prego. Avete a noi... È stato detto all'inizio stagione, in agosto, quando è cominciata la stagione, che il vostro obiettivo era la salvezza. È la stessa cosa che è stata detta a te quando ti sono venuti a cercare? Prima parte della domanda. They told us here, okay, that the first goal was just to save the team, to not go down. Yeah. Is the same thing that they told you when they got you? I mean, they didn't tell us personally any, like, they didn't say, okay, guys, we're just going to try to win at least 5-6 games this year. They didn't say anything like that. But I mean, I heard rumors, though. Like, I heard people were just happy to be here. I mean, I think, like, with our coach and our team, we had our own personal goals that were a little bit different from maybe the fans or whoever else. Or the team or the company, I mean the... I don't know exactly what their plans were, but I know for sure that in our team, within our team and our coach, our goals were to make the playoffs, of course, because
I don't know anybody who just tries to survive. That. Yeah, who doesn't think like that? Yeah, so of course. You know, we're all super competitive players, so we all thought like that from day one. Yeah. No, lui dice a me nessuno mi è venuto a dire guarda basta che ti salvi. Hmm. Dice però ho sentito dei bisbigli, no, di questo tipo, però in realtà nessuno di noi ha mai pensato solo di salvarsi. C'è anche poi voluto poco capire che non era difficile salvarsi, quindi, eh? Sì, sì. Quindi a questo punto... No, loro seconda... vogliono andare nei playoff, quindi, il ecco, loro obiettivo... Questa è la seconda parte della domanda, quindi essere sesti ora non ti sorprende, quindi? So you're not surprised to be in sixth place? No, I think there's a couple losses we've had that should have been wins that we should be higher. I think we should be a couple. Lui dice higher. Noi abbiamo perso due o tre partite che potevamo non perdere e forse potevamo essere in una posizione migliore. Però, allora, intanto ci scrive Andrea, buonasera, avete Robertson in studio e parlate solo, quasi solo della Virtus. In realtà, come hai visto, abbiamo iniziato, mi permetto di illustrarti un po' la metodologia, abbiamo iniziato parlando di Virtus perché c'è un risultato legato a una partita di Eurocup appena terminata. Abbiamo coinvolto l'ospite sul tema perché ovviamente può parlare di basket a 360 gradi. Poi e quindi poi ci siamo messi a parlare di derby e ci ha anche spiegato che il risultato legato, faccio un po' di riassunto, alla sconfitta con Trieste nasce proprio anche dalla sconfitta del derby che li ha un po' scioccati. E poi, come vedi, adesso stiamo entrando sempre più nel tema Fortitudo, tanto che ci pone una domanda e immediatamente la andiamo a leggere. Prego. Una domanda che vorrei fare a Robertson è: cosa succede al suo tiro da fuori che nelle ultime 3-4 partite non entra più con continuità? È cambiato qualcosa nell'organizzazione di gioco? Vai. Did something happen to your three-point shooting in the last two or three games that was not at your level? Is a problem with the team? Is a problem with the game? Is what was the problem that was they wrote? No problem. Sometimes you have good games, sometimes you have bad games. No, c'è nessun problema. So, I mean, it's not the team playing differently or serving you, not... No, I mean, no, I think other teams are doing a better job of making sure I don't get any easy shots. So it's just an adjustment, but I mean, it happens to every player that's ever played basketball. Sometimes mm-hmm. you hit shots, sometimes you don't. All right. No, dice, nulla è cambiato nell'organizzazione di gioco, nulla è cambiato da parte nostra, semplicemente sanno che io tiro bene in genere, quindi magari le squadre avversarie hanno difeso dandomi molto meno spazio al tiro e succede a un giocatore, anche un tiratore, di avere due o tre partite con percentuali più basse. Tanto che c'è un messaggio, vai. Grande Cassius, hai un gran mano nel tiro da tre e devi allenarti ancora di più per tirare meglio. Hai le potenzialità per far la differenza. Hai un buon talento e ti vorrei vedere più convinto. Io penso che lo sia, Luigi. Non ho particolari dubbi. Allora, you're such a talent, blah, blah, blah. We know it. So, but, questa è una domanda secca, però la leggiamo, vai. Rimane l'anno prossimo? Are you going to be here next year? Or would you like to? I mean, it's an amazing place to play, that's for sure. Mm-hmm. So, you like it here? Yeah, no, I love it in Bologna, for sure. I love playing at the Paladozza. But you have 1 year for now. Yeah, I'm signed for 1 year. Sì, lui ha firmato per un anno, però gli piacerebbe molto rimanere, perché gli piace molto Bologna, gli piace proprio il Paladozza, gli piace la gente. Cosa gli piace di Bologna? Intanto, what la cucina, like? Quali piatti, e la cosa che l'ha colpito di più della città proprio. What do you like the most about Bologna? Like playing here? Well, about the city, food, about the dishes too. bars. I think I like the people the best, including the fans. I think playing in front of the fans. But even people in the street. Yeah, like. just people I meet, or people, you know, when I'm in the street, or when I go to a restaurant, everybody's really friendly, and everybody's really accepting. There's no like judgment or nothing to complain about. So that's probably my favorite part. La sua parte, quello che gli piace di più è la gente, dice ovviamente anche i fans, ma non solo i fans,
Dice anche proprio la gente, i bolognesi in giro, quando vado nei locali a mangiare, cioè sono molto aperti e accepting, mi accettano molto. Considerando di buon grado. Che viene da Bayreuth, diciamo, sì, che aiuta. Sì, ecco, si potrebbe chiedere un po' qualche differenza, ma va bene. Piatto preferito? Your favorite dish? Probably still the melanzane e parmigiano. Melanzane e parmigiano. Va bene, va bene. Tu volevi, tu facevi il tifo per i tortellini. Ma lo sai, è normale, certo. È normale. Perché anche tu gradisci? No, tortellini? Sì, sì. Ah, voglio bene. No, ma infatti speravo che dicesse tortellini. Sì. È strano che non abbia detto tortellini. Chiedimi se le provate almeno. Ma sì, sicuramente. Tortellini? Yeah, I've tried almost everything. Lui ha provato tutto. You know. Vabbè, ci sta, ci sta. Si può scegliere. I think that's very good. Dicono anche, scusa Jack, capisco tutto, ma perché continuate a parlare delle partite dell'anno scorso? Non è meglio parlare dell'attualità? E anche poi l'8 di gennaio. Cioè, parliamo delle partite dell'anno scorso. Adesso non è che siamo andati così indietro nel tempo. Però ha ragione. Parliamo invece di questa grande qualificazione. Parliamo di pubblicità. Dai. Visto che è il tempo della fascia pubblicitaria, qualche consiglio dalla regia e poi torniamo. Da 35 anni, un'amica di famiglia. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo a Bologna in via delle Lame 2. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Thank you.
La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La dispensa del boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La dispensa del boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Da 35 anni, un'amica di famiglia. Di nuovo in studio con Sport Club, intanto si scrive anche Marco Pagano, vai pure. Volevo chiederti come si può rivedere la puntata in cui era ospite John Flutz e poi mia cugina Mina. Annina, sì, perché ha anche una cugina che vorrebbe fare la valletta. Ah. Noi l'abbiamo detto, problemi non ce ne sono, i casting li fa Luigi Balduini, noi li abbiamo affidati a lui. Basta che mandi in via delle foto. Sì. E quindi... Ma chi le manda? A te? Sì, va bene. E sì, allora sì. Chi li fa i casting? Sì, sì, sì. Beh, le una può foto, mandare dico, a Sport la inoltra Balduini. sportclubtv@gmail.com. È semplicissimo, non c'è mica... È una passeggiata, come voglio dire. Non è che esatto. Uno dice, ma come hai fatto a entrare in televisione? Tu hai fatto fatica? Come hai fatto tu a entrare in TV? Con Balduino, come tutte, vedi che alla fine poi è semplicissimo. Ma Luigi, no, è una passeggiata. Non si... Quindi tutto a posto. E la puntata di John Fulz la ritrovate semplicemente cliccando Sport Club ospite John Fulz su YouTube e immediatamente vi appare la puntata che ho caricato proprio su YouTube. O se volete su Bologna Basket, andando indietro di qualche settimana, la ritroverete. Ma non cambia, la trovate direttamente da YouTube. Perché poi la condividiamo. Cioè, hai il tuo canale su... Sì, ma è relativo al di là che abbia il mio canale YouTube dove carico le puntate. Sì, però c'è anche... La mettiamo su Bologna Basket, ma sì. Al di là di questo, il motore di ricerca, nel momento in cui vai su YouTube e metti Sport Club, John Fulz, immediatamente appare la puntata. Quindi è molto molto semplice. Allora, dopo andiamo con altri messaggi, ma adesso la regia ha scaricato a tempo di record la conferenza stampa di Sasha Djordjevic. Andiamo a sentire cosa ha detto il coach bianconero al termine del match che ha visto la Virtus sconfitta pesantemente in quella di Belgrado. Djordjevic, che è stato accolto come un vero e proprio idolo, tra parentesi, fu peraltro lui a realizzare il canestro a fil di sirena della Eurolega del 92, quando il Partizan con Danilovic peraltro batté la Juventud di Badalona. Sentiamo Sasha. Head coach of Virtus Bologna, Mr. Alexander Sasha Djordjevic is with us and I will ask him for the opening statement in English. After that, we will proceed with questions in English and then in Serbian language. Mr. Djordjevic, please. Go ahead. Hello, everybody. First of all, congratulations to the winning team. I believe that Partizan was much better tonight. This was due to different reasons, objective and subjective. Yesterday, I made a question to my players asking who from you guys ever came to Belgrade, and I just had three hands up. So this is a process of a team, of a club that we're trying to get to this level and trying to understand with these experiences what is needed to play basketball at this level, basketball to win or to be a competitive in Euro Cup. It
words are not enough on the papers or wishes or commitments or whatever. You have to play basketball, and definitely Partizan today was a better basketball team. Not in all 40 minutes, but in second quarter, I believe that was a completely key of the game, where they hit, I believe, four or five threes in a row, and they completely destroyed our confidence. Those threes came after a really good ball movement, great creators, great ball handlers. Walden was in the game, Page was in the game, Gordic was in the game, and that for our perimeter guys was too much to defend. Second quarter we came up strong, we came up with the pride, came up with some of our weapons, but I'm not happy the way we approached the game. I can understand it. I can understand because we had 10 days of three very, very difficult, tough games that we played. The last one was a tough road trip. That was the last game in the first half of the season. And for us, it was very important to finish first in the Italian league. And after that, after two games prior to that, with a lot of adrenaline that went off out of the bodies, something like that can be understandable. You're not happy about it, but you can analyze it with a cold head, not like this with a hot one. So I believe the energy was all on the Partizan side. They spent last 10, 12 days here in Belgrade playing all three games at home, and that was the biggest key. They were ready for everything. They were physically, mentally, especially with the energy, better team than us today. Thank you. If you have questions in English, please introduce yourself and tell us from which. Togliamo al volo l'intervista, perché tanto direi che a questo punto il grosso l'abbiamo evidenziato, sono usciti i concetti principali. Lo dico perché poi ho sentito anche le interviste direttamente in radio, per cui insomma era giusto mostrarvi il volto, l'espressione, sentire la voce, però buona parte dei concetti sono usciti. Il tutto si riassume in un paio di frasi, cioè fa parte del processo di crescita di questa squadra venire a Belgrado a giocare partite di questo genere. Prima della partita ho chiesto ai miei giocatori in quanti avessero giocato partite di questo genere, hanno alzato la mano in tre. Cioè, diciamo, questo è l'assunto. E dice: adesso abbiamo capito che cosa vuole dire giocare partite di questo genere. Quindi l'assunto è la lezione ci serviva, secondo me l'abbiamo capita. È meglio che l'abbiano capita, perché ti temo per recuperare non ce n'è più, e quindi a questo punto vediamo dalla prossima settimana se effettivamente quello che Djordjevic pensa che la sua squadra abbia capito sia stato veramente recepito. Perfetto, il tema è interessante perché appunto voglio fare una sorta di multi-table tra Virtus e Fortitudo, e quindi con il nostro ospite e l'Eurocup. Gli manca non giocare una coppa? Are you missing to play in Europe? In like the international competition? Yeah. Oh yeah, for sure. It was definitely tough going from two games last year playing in Champions League to one game this year. It makes the losses a lot harder, for sure, because now you have to wait a whole 6 days to play again. Because you prefer to keep playing. Oh yeah, I would love to have another game in 2 days to forget about the last game. Sì, sì. Di base gli manca perché gli manca una competizione europea, ma gli manca perché deve, specialmente dopo aver perso una partita, deve aspettare 7 giorni prima di giocarne un'altra. Vorrebbe poter aspettare solo 2 giorni, 3 giorni per poter sfogare tutta la rabbia. Rimarrebbe in Fortitudo anche se la Fortitudo il prossimo anno, come peraltro mi pare già annunciato, non facesse le coppe? Would be okay for you if Fortitudo next year is not going to play in an international cup? I'm not thinking about next year, so I don't know. But I mean, I would love. I really do want to play. Get back to the international stage for sure. So. Cioè, lui non vuole pensare adesso all'anno prossimo, però sì, gli vorrebbe tornare a giocare una coppa internazionale. Vabbè, vedremo. Max, tu dici che è dura, che la Fortitudo ne abbia voglia il prossimo anno.
No, secondo me non è ancora pronta per fare una coppa europea anche a livello di costi, secondo me, anche perché la Fortitudo non credo che abbia la possibilità di avere degli inviti come poteva avere una Virtus di Zanetti. Sì, adesso una coppa te la trovano, perché ormai sì, esatto. Una coppa salta fuori, esatto. Sarà la quarta, ma te la trovano. Ce ne sono così tante che le vogliono giocare. Non sono sostenitore di certi impegni, poi l'andranno alla Virtus, l'ha vinta da una coppa. Ma la Champions così, sì, tutto bello quando la vinci, se non la vinci è un impegno a cui dai un valore non così clamoroso. Vabbè, è un discorso ampio, ne abbiamo parlato tante volte, però il messaggio questo no, va letto, vai. Com'è Stipcevic come compagno di camera? Leonin si arrabbia mai? Per me Martin è un grande. Allora, vai su Rock. Always Rock as a roommate. And... what do you think about Martin Lunin? Oh, both of them. I love both of them. Rock, he's been my roommate from you know, our first trip to Lozano. And I think, you know, he's been nothing but like a person to give me knowledge and just a true veteran and a good friend. He'll always He plays the veteran. No? Yeah, he wants to play coach. He loves to be the guy who knows everything. And, exactly, but, I know. But even with us, he came here and he wanted to tell us everything. Yeah, no, he's great. Great guy, though. He's great. I love him. Same with Marty. You know, he's a really, really smart guy. Knows the game really well. Tries to teach me as much as he can. So, you know, I just try to listen to those guys as much as I can and soak up their experience. But both amazing guys. Sì, lui dice sono due tipi entrambi che ti possono insegnare molto. Dice Rock Stipcevic è uno proprio che ti vuole insegnare per forza. Dice perché ti vuole, dice lui vuole, gli piace il ruolo di veterano, di quello che c'è già passato, di quello che la sa, e quindi dice si può solo ascoltare. E comunque mi trovo molto bene con lui. Allora, questo lo leggiamo perché è molto simpatico, ovviamente da sponda Fortitudo, vai. Effettivamente la faccia di aiuta Djordjevic, ecco, Djordjevic somigliava a quella di Martino dopo il derby. Questo è carino, He said that the face of Sasha Djordjevic was the same of the face of Martino after the derby. Oh, I didn't look at anybody's face after the derby. So you were looking down. Yeah, I was looking at the floor. Dice non guardava nessuna faccia dopo il derby, lui guardava giù, guardava per terra. Perfetto, Max, la tua domanda. Mi piacerebbe sapere alla seconda stagione europea, prima Bayreuth la stagione scorsa e questa l'infortitudo. In queste due stagioni, da chi hai imparato di più? Che è il giocatore che ti ha insegnato di più fra Bayreuth e Fortitudo? Su come giocare in Europa, su come comportarti in Europa, su come affrontare il basket europeo. Who was the player, the teammate that you learned more how to play in Europe? I mean, Bayreuth, the last year, the last 2 years. Who was a good point of reference for you? That's a great question. I think it's been a couple players. I think last year I had a teammate. I had a few teammates. A couple of my German teammates, Andy and Basti. They were two veterans, l'anno scorso, German players. Questi due, they were Americans? Or? No, both Germans. Germans. Yeah, both tutti Germans. Due tedeschi nella squadra dell'anno scorso, che sono stati dei punti di riferimento. Tra l'altro fu affrontato dalla Virtus in Champions League, perché lui ha giocato contro la Virtus in Champions League la stagione scorsa. You played against Virtus. Yeah, we came here last year, played against Virtus, but those two I think are two guys who kind of taught me or points of references of how the European game was played. It's definitely a totally different style compared to where I was coming from, American college. So it took me a little bit longer to learn. I'm still learning. Still learning from, you know, guys on our team. Like I said, Marty is a veteran in the game who really knows how to play the game. Martin Lernen imparato molto. So I think this year Marty's probably been
number one guy I've been learning from. Martin Lennon sicuramente sì. Quest'anno sì. Una cosa è un flash. Sì, che adesso non si incavoli Stipcevic perché lui piace insegnare questo, quindi rock. Lui mi ha detto che comunque anche tu sei un punto di riferimento fondamentale. No? I want to tell Stipcevic that he is a point of reference too. Yeah, for you. You never know. No, if he's watching, I'm gonna get in trouble. Rock è fuori classifica. Per me diventerà un ottimo allenatore Stipcevic. Sì, io non credo di sbagliarmi. Sì. Mi sembra che... Mi dà l'idea di quegli allenatori... Che pensi basket, non è una cosa banale. Presente tipo Gattuso nel calcio. Secondo me... Gattuso intanto ha allenato il Milan e il Napoli. Tra il Napoli, per assurdo, sta... voglio dire, Ancelotti, non voglio fare un... lesa maestà, però... Domenica è stata durissima Napoli, devo dire. È stato... Beh, esce l'interista, Napoli, vedi? Per me non ha giocato male. A proposito, scusa, segui il calcio? Perché sai, una volta che uno arriva in Italia... Are you following football? Soccer? Soccer? No, I don't. No. No. I hear about it, but I don't watch the games. No, non guarda le partite. Niente di particolare, va bene. And American football? Yeah, I do. You've seen the Super Bowl the other day? You mean the playoffs? Yeah, the playoffs. I'm watching the playoffs. You're going to see the Super Bowl. I'm going to watch them. Yeah, I watch the Super Bowl every year. I went to school in Buffalo, so I was a little bit of a Buffalo Bills fan. And they got eliminated in the wild card, so I kind of just... No, lui segue il football americano. Era un fan dei Buffalo Bills. Perfetto, allora andiamo sul tema che secondo me tocca un po' tutti e parleremo ancora chiaramente di Virtus e di Fortitudo. Vai! Come la vedi la Coppa Italia? Non è detto che le due si incrocino, ma arrivando il fatto che sono alla Final Eight. Parliamo di questa intanto, finale. Intanto, step by step, c'è Brescia. Quindi parliamo di Brescia. Che esatto, Coppa Italia, no, ottima. Dico come vede in assoluto la Coppa Italia. No, dicevo perché... a chi ci fa la domanda. No, la domanda è come vedi la Coppa Italia della serie. Vai a giocare questa manifestazione, è chiaro che sono Virtus e Fortitudo, quindi si parlerà di entrambe. Sono dall'altra parte del tabellone, un incrocio che non è detto affatto che si verifichi, è un dato di fatto che... Se si verifica dopo averne vinto, arriviamo, sarebbero già contenti. Al finale. Esatto. È quello che sto dicendo, insomma... Esatto. Facciamo... Non ci pensiamo, parliamo di Brescia che... Ma parliamo della Coppa Italia, poi farà lui. What do you think about the Italy Cup? The qualification and... how do you think it's going to be? And your first team that you're going to face is Brescia. Yep. So, Brescia, what do you think about it? I mean, first of all, I think it's a good accomplishment for us to make the final eight. But contento per aver partecipato intanto, per essere entrato. But Brescia's a good team. We played them once, lost at home. So we know them a little bit. It's going to be a tough game for sure, but I think we match up well with them, and I think it's going to be tough for them also. Yeah, tough for them also for sure, because you know we went through that round one already, so it's going to be a good game. Mm-hmm. Lui pensa che intanto è contento per aver partecipato, per essere entrati, ma pensa che, e questo io ne parlavo anche dopo la partita dell'altro giorno con Reggio Emilia, quasi tutti i giocatori della Fortitudo, poi magari ci sta, possono anche perderla la partita con Brescia, però fra le varie combinazioni possibili Brescia è la squadra con cui loro possono più giocarsela, proprio come combinazioni. Posso chiedergli perché? Why? Perché Brescia è l'unica, tra parentesi, è l'unica. Lui su questo, quando io gliel'ho detto, lui dice: ma come, impossibile, Brescia è forte. Cioè, mi ricordo dopo Brescia, la partita. In fin dei conti, Brescia è l'unica squadra ad averli battuti in casa. Le alternative del quarto di tabellone erano Sassari e Brindisi, che sono squadre che mi pare che loro hanno battuto. E allora sentiamo perché la sua Brescia, risposta. Mi chiedo. La domanda è buona. Ok. Why Brescia to you is better to face Brescia than Sassari or Brindisi? You think you have more of a match with Brescia? You can, because he think Brescia is super strong and is the only team that won with you. Yeah, well, we lost to Sassari. You lost in Sassari. I think, I mean, to be honest,
Yeah, I could understand his point because we beat Brindisi. But I understand your point also because other players, other teammates that you have, they said they prefer Brescia. Yeah, I think Brescia's a good matchup because I think just personally, one-on-one, we match up well with them. And because we already played them once, I think we had them on the ropes when we were playing them. We had that comeback. We were down 2 points. I think a couple things didn't go our way. We had a turnover. You could have made it. Yeah, I think that was a winnable game for sure. And I think Sassari was, I thought it was our game to win. But they just made some amazing plays to win the game. And Brindisi, we beat Brindisi pretty good when they came here. So why you prefer Brescia? Because you match one-on-one better? I don't know. It's tough to say. I think all three teams, whether it's Brescia, Sassari or Brindisi, I think it's really the same, in my opinion. Sì, lui dice più o meno per lui sono la stessa cosa, però lui, come mi hanno detto altri giocatori dopo la partita, Brescia, anche quando l'hanno persa, è stata una partita che potevano benissimo vincere, lui ha detto. E negli uno contro uno, cioè mettendo i due quintetti a confronto, lui dice Brescia sulla carta noi possiamo giocarcela meglio. Lo ritiene il miglior accoppiamento. L'ultima cosa è semplice, se ci fosse un derby in finale rispetto al derby che si è giocato a Natale, è convinto che sarebbe un'altra partita? Let's make it this way. You win the first two games of the Italy Cup and you end up in the final against Virtus. Do you think it's going to be the same game for you, for your for team? For us, no way. No way. I think the derby, when we lost by 32, I think everything went wrong for us and they played their best. So I know for a fact that we will not play like we did on Christmas Day. Yeah, there's no way because we didn't really have much fight, and that's one thing we know we're not going to do again. No, basically, so. They played a defense unbelievable. Yeah, they were triplicating. They played good defense for sure, but a lot of it was just us throwing away the ball, stupid turnovers. And us not playing with no aggression ourselves. So I think next game, we're definitely going to change that. Yeah. Lui dice chiaro che sarà durissima, cioè se ci dovessimo incontrare la Virtus, però non sarà mai assolutamente la partita che avete visto nel primo derby, anche perché noi non possiamo in quella partita. Noi abbiamo sbagliato tutto e allora è andato tutto perfetto. Cioè, dice, è impossibile, primo che noi perdiamo con uno scarto di quel tipo, ma proprio noi l'abbiamo buttata anche via noi per scarsa concentrazione e sicuramente dopo quello che è successo questo non succederà più. Devi dire qualcosa perché ti ho visto stuzzicato. Mi dispiace tornare indietro di 15 giorni, ma appunto collegatemi a quello che diceva ora Cassius, gli chiedo, ma avete capito quindi adesso a distanza di 15 giorni cosa non dovete fare, cosa non dovrete fare nel derby di ritorno e che cosa invece dovrete fare? Sì, più o meno lui l'ha detto, comunque sì. Glielo no, chiedo. Anche tecnicamente, non solo a livello di concentrazione. Sì, proprio. So you understood what your team, when I say you, your team understood what not to do and what would be better to do. Next time you meet Virtus. Yeah. Oh yeah, for sure. I mean, one thing not to do is give up, which I think we did a little bit. So la prima cosa da non fare è dargliela su. Yeah. Give up, cioè dargliela mollare. Su dopo, esatto, mollare dopo le prime cose che ti vanno storte. Yeah, we can't control how many shots go in, but we can control how we fight. So I think next game is going to be completely different in terms of our fight. So that's going to be different.
Fondamentalmente questo. Fondamentalmente diciamo questo. Che è l'aspetto mentale che fa la differenza. Non puoi controllare magari i tiri che ti entrino, ma puoi controllare l'intensità con cui tu giochi una partita e con cui difendi. Perfetto. Qualche consiglio della regia, l'ultimo blocco pubblicitario, 10 minuti di chiacchiere e poi ci lasciamo. Tra pochissimo. Da 35 anni, un'amica di famiglia. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo a Bologna in via delle Lame 2. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo. Agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Da 35 anni, un'amica di famiglia. E allora,
allora torniamo in studio e vabbè, questo ascoltatore dice una cosa che secondo me è vera, purtroppo ne siamo tutti schiavi, però la leggiamo. Del derby se ne parlava da sei mesi prima, se ne parla 2 settimane dopo, si danno ipotesi su un improbabile derby alla Final Eight e subito dopo si inizierà con quello di aprile, monotonia totale. Hai ragione, siamo colpevolmente... Ci fu un anno in cui ce ne furono 10 di derby. È vero. Poi fa disinteressante sentire conduttori che parlano con l'ospite come si fa al bar di un unico argomento. Chissà se a parti invertite e risultato all'opposto sareste così insistenti e prolissi, Briconcelli. Vero Jack e Max? Certo, anzi c'è anche un ascoltatore che dice sei l'unico virtuosino che si ascolta volentieri anche quando perde perché la prendi in ridere. Anche... Insomma, io credo che il grave errore sia non parlare di quello di cui vuol parlare la gente. Se a Natale è stato riempito un palazzo, c'era la gente che voleva entrare, l'hanno vista tutti, è andata sulla... insomma... No, 8.600 persone a dei prezzi che erano stati criticati alacremente sia da Sponda Virtus che da Sponda Fortitudo, anzi più da Sponda Virtus, ti dirò, erano stati criticati quei prezzi. C'è gente che aveva speso anche di più pur di entrare. Poi hanno riempito il palazzo che non c'entrava uno spillo. E quindi no, se la Virtus avesse perso avremmo parlato con delle facce meno allegre probabilmente, ma poi per modo di dire, perché i problemi della vita sono ben altri, della cosa, perché fa parte del gioco. Magari avremmo avuto qua Pietro Radori, avremmo scherzato sul fatto che lui ha fatto 35 in faccia a Wims invece di prenderli 35, perché voglio dire, poi è quello che succede in campo che determina. Poi Pietro rimane ovviamente un carissimo amico e anzi c'è un messaggio che punzecchia, penso proprio Max, vai. Buonasera, alcune puntate fa un vostro esimio commentatore disse che Wims è molto scarso in attacco. Ha la stessa opinione dopo il derby e Milano ed altre mille belle partite o no? Anche tu l'avevi detto così, quindi sì, non so che... Ma sono quello... io sicuramente, sì. Ma forse anche tu lo dici. Anche tu. Sono anche io, sì, sì. L'ho detto. Quindi l'unico che non... No. Mi salvo io, no, va bene. No, allora spieghiamo. Sì. Chi ha visto il derby ha visto... un Wims che dei 20 assist distribuiti da Teodosic e Marković ne ha ricevuti 9 lui. Un Wims che nessuno si aspettava sicuramente. Attenzione, nessuno ha mai detto che Wims è scarso. Abbiamo detto che Wims in quel contesto di squadra dall'inizio del campionato era forse assieme a Gaines uno dei più scarsi. Uno dei meno rappresentativi, sì, ok? Ma... perché bisogna essere... E anche perché quando ci facevano anche qui delle domande riguardo ai paralleli con Aradori... Abbiamo guardato una classifica... Abbiamo guardato quarto, una classifica... Aradori, 65esimo Wims, tutto qua. Esatto. Quello lì da... 60esimo quello Wims. Lì era... Cioè, erano dati numerici... Però non erano erano dati chiaramente. Dillo con oggettivi, parole tue. No, non dati oggettivi, però non puoi mettere al confronto come attaccante Wims e Aradori, perché ovviamente come attaccante. Certo. Poi non sono stato io, no, a dire, non sono stato io e nei Balduini a dire a fine derby sono contento per Wims perché sino ad ora era stato un giocatore anche criticato anche oltre i suoi demeriti. Ricordiamoci che il ragazzo ha avuto dei problemi familiari non indifferenti sino all'inizio di dicembre, perché ha perso il padre, ha perso il padre che non è stato bene sino all'inizio di dicembre. Non è mai stato un realizzatore, no, come dicevi tu. Posso dire però che Wims è molto cresciuto? Mi sembra che dal derby in poi sia in una forte crescita. Questo anche in attacco. Questo mi sembra giusto evidenziarlo. 3 partite non fanno primavera, però ti danno una tendenza a un giocatore pare avere svoltato. Scusate se io non vi faccio dilungare nel commento, solo perché avendo un ospite americano, logicamente voglio coinvolgerlo. Hai ragione. Prego. Cassius, quanti tiri da 3 punti mette consecutivamente in allenamento? Il suo record? Oh, dai. What is your record during practice? How many straight 3 points straight in you a shoot? Row? Yeah, in a row. I think I did 36 in a row this summer. Wow. Yeah, this summer it was. Yeah, 36.
Questa estate è riuscito a fare 36 tiri da tre di fila. Ah. Insomma, beh, è interessante, insomma, eh? È un tiratore. Forse di tutto. You're a shooter. Yeah, I mean, that's what I practice. That's what they do. Exactly. Ci sta. Chi quando ha fatto qualche gara con Aradori, chi ha vinto? Did you play with Aradori? Like three-point shooter? Yeah, three-point shooter. No, we've never played. Who do you play against usually? Who did you in the team? Rock tries, he tries no, to compete tries. With me, but yeah, no. Però yeah, con chi non si no, dice no, non l'ha dice non l'ha fatto con Aradori, però ho detto con chi l'hai fatto, dice con Rock, Stipcevic, ma lui ci prova. Non si può. Con Aradori si giocherebbe $1,000 da tre punti? Vai. Would you play against Aradori $1,000 by three-point shooting? Yeah, I mean, I think I would play anybody $1,000. You would? Yeah, for sure. Lui giocherebbe contro chiunque. Contro chiunque. $1,000. Perfetto, bene. Abbiamo già lanciato la scommessa. E un unico flash. Allora, pare che Martino si sia arrabbiato forte con Daniel. Viene definito un cazziatone. C'è stato un momento in cui Martino è andato giù pari con Ed, che lui ricordi? Sì, nell'ultima partita, si uh-huh. riferiscono. Io ero dietro la panchina. In realtà è nato tutto da probabilmente un malinteso, perché Daniel è uscito dal campo, lui gli ha dato i 5, Martino a Daniel, e Daniel invece non glieli ha dati. Era stato chiamato fuori, ma era più incavolato con la sua partita. Martino si è girato e corso subito da Daniel, gli ha fatto il famoso cazziettone e gli ha detto: se io ti do i 5, se io ti voglio dare 5 e tu non me lo dai, peggio per te perché sei fuori. Così sono proprio le parole chiare. Va bene. E però dopo hanno fatto pace subito dopo, anzi il bello di Antimo Martino è stato che ritornato lì dopo 5 minuti l'ha abbracciato, gli ha dato una scrollata e dopo è tornato in campo e tutto era finito già. We were talking about Antimo Martino and Daniel that they had a fight on the bench. Sì, allora scusa che sono verso la fine, dice il nostro ascoltatore, perché voglio chiarire. Pensavo Jack foste più onesti con il pubblico. Balduini ha detto testualmente che Wims è molto scarso in attacco. Ci sono le registrazioni. Chi parla così di Wims non capisce molto di basket. Non è vero, basta guardare le statistiche, ripeto. Basta guardare le statistiche, ci sono dei numeri. No? Quindi se uno l'ha visto nel derby e ha visto un grande tiratore, precedentemente non era così. Stanno però migliorando nelle ultime uscite. Stanno migliorando, però ripeto, stiamo parlando di un giocatore che è attorno al 60° posto in graduatoria, forse dopo il derby è finito 54°. Allora facciamo un altro gioco. In Italia, compreso punto, gli italiani. A questo punto scherziamoci sopra. Gioca più volentieri in una gara da tre punti. $1,000 con Aradori o con Wims? Dai, adesso chiediglielo, così ci giochiamo sopra. Who's stronger, a stronger shooter by three points, Aradori or Wims? Just like practice, shot for shot, Pietro. Dice sicuramente Pietro è più forte. Allora dai, che come tiratore Aradori sia un giocatore più importante è cosa nota. Se poi mi dite che Wims sta facendo benissimo e sta migliorando anche in attacco e Aradori sta facendo una super stagione, Wims ha un'atleticità che è diversa rispetto a quella di Aradori. Poi non stiamo a fare dei tecnicismi, adesso non voglio entrare, però è inutile fare dei confronti, sono due giocatori diversi. La cosa migliore da dire è secondo me che Aradori è nella squadra in cui è giusto che sia, ed è la squadra che è la migliore per metterlo nelle migliori condizioni per giocare, e allo stesso modo Wims probabilmente è una squadra che ne esalta al massimo le caratteristiche. Perfetto. Punto. Dice guarda le registrazioni, tu hai detto così, andiamo a vederle. Le puntate sono registrate, ok. Poi dicono anche Aradori ad alti livelli non può giocare in Europa, fisicamente non tiene difesa in attacco, se gli mettono le mani addosso fa fatica. Wims è tutto un altro giocatore e nel contesto virtuale o di qualsiasi altra squadra è molto meglio anche in attacco. È un discorso molto ampio. Credo comunque, insomma, che stiamo parlando di un giocatore che è quarto nella classifica dei marcatori.
di un altro, che sta facendo benissimo alla Virtus, adesso far passare Aradori per un nulla mi sembrerebbe un po' troppo. No, ma non esiste neanche, a meno che chi ci parla non sia Popovic, allora, perché chi, qualsiasi allenatore ha un'opinione diversa da quella che ha espresso, però la considerazione che ho espresso io, mi piace. Che, ma certo, io credo e lo ribadisco ancora una Aradori volta, è nella squadra sì, perfetta per lui e Wims Virtus, pure. Io tengo Wims e non Aradori, certo, detto. Certo, anche per io. La fortitudo probabilmente meglio Aradori di Wims, sì. È un discorso molto più ampio. Vabbè, allora Aradori non c'entra niente in questa Virtus. Posso rimanere tempo per una domanda al nostro ospite? Veloce. Io, no, vorrei chiedere a Cassius, da parte sua dove deve lavorare di più secondo lui per migliorare, e invece non so, invece Antimo Martino, che dove gli chiede di migliorare invece maggiormente. Where would you like to work more on your to improve on yourself, and where Antimo Martino ask you to improve? I need to improve in the pick and roll for sure. Migliorare nel pick and roll. Just especially like finding my teammates, getting more assists out of the pick and roll. I think I'm a good scorer out of the pick and roll, but in terms of just involving my teammates a little bit dare more. Dare più assist quando fai il pick and roll, non pensare solo al suo tira, al suo shooting. And I think coach probably he pushes me to do the same thing. E Antimo Martino gli chiede proprio questo, in effetti anche il coach. Perfetto, scusa un messaggio perché sennò non coinvolgo sì. Faranek, però lei ha bisogno degli occhiali, ecco, perché pronta. Ha un'età, ha un'età. Non è un confronto con Aradori, è stato detto che Wims è molto scarso, nessuno mette in dubbio Aradori in attacco. Allora, può anche darsi che una cosa sia uscita in maniera imprecisa, il okay. Concetto è semplice, Wims, penso che tu lo ribadisca. Wims, se uno deve descrivere Wims, lo descrive scarso in attacco e molto forte in difesa. Allora, poi nella partita allora io, dal però, derby dal però allora non sono così d'accordo con te, allora capisco okay. Il messaggio dell'ascoltatore okay. Questo era stato detto okay. Dopo il derby sembra che tutto sia cambiato ma per me rimane un giocatore che non è sicuramente un attaccante. Non è un super tiratore, però è un tiratore che se viene messo nelle condizioni di da tutta la squadra, e chi riguarda bene il derby capisce che tutto era stato giocato su Wings. Se uno riguarda attentamente il derby, visto che ne ho riparlato io anche con allenatori, se se lo riguarda... Hai 30 secondi, perché poi sì. Abbiamo risposto alle domande. La Virtus prende un giocatore importante? Sì, la Virtus prenderà un giocatore importante. Da Eurolega? C'è un giocatore da Eurolega. Budget? Budget si parla di oltre un milione. Oltre un milione per finire la stagione? Per fare un contratto a un giocatore pluriennale. Si parla di due. Disponibili. Non è detto che vengano spesi, però si parla di... 2 milioni sul tavolo? Sicuramente. Ruolo guardia? Ruolo, ce ne sarebbero due di ruoli che vengono cercati, due, che possono essere due, tre. Si prende quindi, un solo giocatore o due? Mi dispiace per Wings, solo però un giocatore, cercano un giocatore. Solo anche un giocatore o due se ne prendono? Uno quasi sicuramente, okay. Sicuramente. È forse due. Un elemento alla Datome? Stai annuendo? Sì. Allora sembra che vado oltre. Datome? Datome sarebbe già d'accordo, però non è ancora detto che venga lasciato andare, però Datome ha già espresso il suo parere positivo a venire, se non è adesso, l'anno prossimo. Ok, adesso tu credi che potrebbe venire anche adesso? Questo non te lo so dire, però so è stato, che gli soldi, è stato richiesto. I soldi ci sono. E gli è stato richiesto di venire. I soldi se ci non sono. Viene subito, scusa un attimo, si prende un giocatore, tra virgolette, di egual valore per fare questo finale di stagione. Sì, si sta cercando un giocatore vero, non un rincalzo. E poi eventualmente un altro giocatore un po' più marginale. Questo esatto, potrebbe essere l'idea. Esatto. Hai dato una notizia importante, Max, io devo chiudere perché il tempo è volato. Vogliamo ringraziare, mi dice grazie Jack, almeno tu sei stato onesto con chi ti ascolta. Scusa, non volevo polemizzare, ma era stato brutto sentire certe cose. Considera che terribile. A tutti può capitare di come
come può capitare anche a Cassius, che fa sempre canestro, di sbagliare un tiro ogni tanto, dai. Quindi magari c'è un fraintendimento, una frase sì, che magari vogliamo dire una cosa diversa, la esprimiamo in maniera differente. Ma può come succedere. Ha detto Max, io ribadisco, in questa Virtus, come hai detto tu, tengo tutta la vita Wings. Poi dicono, Wims la scorsa stagione in Eurocup nel Tofas Bursa 13,5 punti di media col 50% da 3. Baldwini amico di Aradori. Anch'io sono amico di Aradori, ma non cambia le percentuali. Però le Aradori percentuali però ne ha sicuro, 17 punti. Allora, le percentuali che stai citando non sono le stesse che lui ha proposto in Virtus fino al derby. Questo è un dato di fatto, ok? Esatto. Parliamo del giocatore visto in Virtus. Però penso che ci siamo chiariti, insomma, benissimo Wims, benissimo Aradori, benissimo la Virtus, benissimo la Fortitudo, benissimo Cassius, sta facendo una bella stagione, si sta gustando Bologna, benissimo anche Farana che si è incantato con la sua bellezza, noi un po' meno benissimo, ma pazienza. Grazie a tutti per averci seguito, ci ritroviamo mercoledì prossimo, sarà ancora Sport Club. You have 5 seconds to terminate this tape.